Questi lavoratori lavorano da mezzanotte alle 8 di mattina, tra l'altro i contratti sono assolutamente irregolari. Come mangiare, come dormire, come è possibile noi? Noi come dormire a strada? Come mangiare? Come è possibile? Come noi abbiamo tirato soldi per Bangladesh, hai capito? Mangiare per tirato soldi per Bangladesh. Questi lavoratori che sono i lavoratori del pulimento dei ristoranti McDonald's di Roma, loro comunque non percepiscono lo stipendio da dicembre. Naturalmente le ditte precedenti sono scomparse ad aprile, ne sono subentrate altre. Tanti tempo ho lavorato, però sempre problema il stipendio, sempre tardi, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi dopo. Adesso ditta è cambiato, però adesso 4 mesi fa lui non lavora, non stipendio più. Questi lavoratori lavorano da mezzanotte alle 8 di mattina, tra l'altro i contratti sono assolutamente irregolari perché sono contratti a molte meno ore, poi invece quelle che effettivamente sono obbligati a fare sono 48 ore settimanali. Qui non c'è solo il lavoro povero, qui c'è il ricatto continuo che queste persone, in virtù del fatto che per loro protestare significa anche mettere a repentaglio lo status giuridico di permanenza in Italia, ma diventano però oggetto di questa azione selvaggia da parte delle aziende. Io mio 1.300 euro un mese. Poi dico di chance, soldi, tutti, no, no, niente pagato. Adesso noi chiamare non rispondo, hai capito? Come mangiare, come dormire, come è possibile noi? Noi come dormire a strada, come mangiare? Come è possibile, come noi abbiamo tirato soldi per Bangladesh, hai capito? Mangiare per tirato soldi per Bangladesh. Famiglia qua, mio figlio, una figlia, una figlia c'è. È chiaro che io non me la sento di mettere a repentaglio il posto, perché questo posto, questo contratto, per quanto fasullo, però è comunque un contratto che mi dà la possibilità poi di accedere al diritto di permanenza a Roma. Questa non è la situazione solo dei lavoratori di McDonald's, è evidente che qui c'è un dato più generale che si sta diffondendo a macchia d'olio e c'è questa logica per cui il lavoro non ha più diritto e non ha più dignità e lo si può utilizzare in questo modo. Schiavi! Mai! Schiavi! Mai! Schiavi! Mai! Schiavi! Mai! Schiavi! Mai! Tocca uno! Tocca tutti! Tocca!